Ciao a tutti, io sono Carla, volontaria UNICEF del Comitato Provinciale di Caserta. Da sempre la missione dell'UNICEF è stare dalla parte dei bambini ed occuparsi del loro benessere in qualsiasi momento e in qualunque parte del mondo. Oggi, in questo periodo di straordinaria emergenza, l'obiettivo è quello di raggiungere ogni bambino e di accorciare le distanze. Tutti noi, infatti, in questo momento stiamo facendo appello alla nostra tenacia e alla nostra pazienza per sconfiggere questo nemico invisibile che ci costringe a stare tra le quattro mura di casa e ci impedisce anche solo una passeggiata all'aria aperta. Ma i bambini, per crescere bene, avrebbero bisogno di socializzare, di fare nuove esperienze, di giocare con i loro coetanei. E allora, qual è la soluzione? Gli adulti si stanno adoperando per fare la loro parte e per rivoluzionare il mondo alla ricerca del modo giusto per occuparsi del benessere dei bambini. L'UNICEF, come sempre, è un'isola che c'è e stavolta i volontari stanno utilizzando dei mezzi speciali per raggiungere tutti i bambini. La cassa degli aiuti è pesantissima perché contiene non solo guanti, mascherine e tutto l'occorrente per tenere lontano il virus, ma soprattutto tanta, tanta speranza per colorare di colori bellissimi l'arcobaleno delle nostre emozioni. Tra le numerosissime attività che stiamo e abbiamo progettato, affinché la noia e l'apatia non abbiano il sopravvento, c'è una straordinaria novità. Siete pronti? Lo yoga per bambini, un modo fantasioso per prendersi cura del corpo, della mente e dell'anima. Attraverso il gioco e la creatività, infatti, potrete risvegliare tutti i muscoli, imparare ad ascoltare le vostre emozioni e ritornare attivi e vivaci. E allora cosa aspettate? Giù dai divani, spegnete la TV e iniziate a riscaldarvi, perché dalla prossima settimana Yoga for Children sarà online sulla pagina Facebook di UNICEF Caserta. E allora restate connessi per avere ulteriori info su orari e giorni. Ma ricordate che il nostro appuntamento è Yoga for Children. Ciao e a presto!